You ass! Come here, ass! Fuck! Ciao, sono Davide, ho 22 anni e come molti miei coetanei tento ogni giorno di farmi una mia opinione sui vari argomenti di attualità. Però qua non c'è un cazzo, ragazzi, cioè... Salve, sindaco! Quindi ho girato il paese per indagare sui grandi temi che lo dividono. Scusa, capo, per via dei cessati spiriti. Non lo so, sono di Milano. In ogni puntata ascolterò i pareri di chi è pro e contro per provare a capirci qualcosa. Hai capito? Dimmi che hai capito. Ho capito, signora. Questo è The Rost of Life in Italy. Titolo imposto dal format e purtroppo non trattabile. E ci abbiamo provato, gli ho detto proprio o cambiamo il titolo o non lo faccio. Mi hanno detto no e gli ho detto ok, scusate. Buonasera! Così. Buonasera a tutti, benvenuti a The Rost of Life. Sto ripassando da 2 ore. Benvenuti a The Rost of Life, il titolo più difficile e lungo della televisione italiana. Io, prima di spiegarvi in che cosa consiste questa trasmissione, devo dire una cosa, perché la rete mi ha richiesto una delucidazione, mi hanno detto nella sigla ti si vede che hai i capelli castani, adesso sei biondo, puoi spiegare questa cosa al pubblico? Sto per fare questa, no, sto per dirvelo, una cosa incredibile, non potete, siete pronti? Mi sono tinto i capelli. Impensabile, non pensavo ci fosse bisogno di spiegarlo, però mi hanno chiesto di farlo perché adesso, cioè, io mi sono tinto i capelli senza motivo, cioè le persone vengono da me e mi dicono ma Davide stai preparando un ruolo, è qualcosa per il cinema, no, mi andava semplicemente di tingermi i capelli, non c'è nessun motivo, esattamente come non c'è nessun motivo quando la signora Tina di 75 anni si presenta la domenica mattina in chiesa con i capelli viola, non c'è nessun motivo per cui lo fa, nessuno va dalla signora Tina a dire ma Tina ma stai preparando un ruolo per il cinema, è un qualcosa di... The Rust of Life in Italy, di cosa si tratta? È un viaggio che sto facendo attraverso varie tematiche di attualità in giro per l'Italia per capire chi è a favore e chi è contrario a vari argomenti. Affronteremo un sacco di tematiche diverse, ho un po' paura. La puntata di oggi vede come opposti femminismo e patriarcato. Avete paura, eh? No, quando me l'hanno proposta mi sono chiesto ma si può fare una puntata su femminismo contro patriarcato? Cioè c'è qualcuno che nel 2022 può dire apertamente, esplicitamente di difendere il patriarcato? Davvero? Sì, assolutamente sì. Tipo mia nonna o le amiche di mia nonna. O il governo italiano, o la Chiesa. Io, perché no, non è vero, scherzo ovviamente, scherzo. Però è un territorio pericoloso, no? Ci sono mine da tutte le parti, cioè proprio il terrore di affrontare questa cosa. Io ho paura anche solo a dire buonasera a tutti. Cioè... Tutti e tutte, stronzo! Ci sono alcuni lavori che in Italia, nell'immaginario comune, sono sempre stati maschili. Tipo il papa, o il presidente del consiglio, o il camionista. Ora sto andando ad incontrare Laura Broglio, Davide. Che nel suo lavoro è un'eccezione. Davide, dai! Eh? Dai, che dobbiamo partire! Dobbiamo andare? Davide, dai! Ma che ore sono? Buongiorno, sono le 5. Le 5 di mattina. Dai che dobbiamo andare a caricare. Dobbiamo andare alle 5 di mattina. Mm. E tu sei abituata, io non tanto. Oh, quanti anni sono che fai sta cosa? Tu alle 5 del mattino? No, alle 5 non sempre, dai. Qualche volta vedo orari più umani. Ma comunque sono 7 anni. E com'è che ti è venuta sta cosa della... Mi hanno trascinato un raduno, io stavo studiando lettere, quindi tutt'altro mondo.
sono salita su un camion e siccome sono alta tipo 1,55 m, abbondante, ho deciso che avrei voluto vedere il mondo a 2 metri d'altezza. Pensi che si possa dire che c'è un problema di maschilismo nel settore terziario? È il terziario, vero? Sì. Studiato maschilismo, oddio. Dipende da chi incontri. È sicuramente a prevalenza maschile, questo sì, ma culturalmente. Senti, ti sei svegliato, ti faccio un caffè. Un caffè ne avrei tanto bisogno. Ma tu puoi fare un caffè qua dentro? Sì, con la macchinetta. C'è un motivo per cui riusciamo a svegliarci alle 5 della mattina. Senza caffeina facciamo niente. Ma come reagiscono le persone quando vedono che c'è una donna al volante? Avevano la faccia tua quando ti sei svegliato. Di solito più o meno funziona così, che sgranano gli occhi, ti guardano. Qualcuno addirittura fa come gli arrivi agli aeroporti, no? Quando sono tutti schierati mancano solo i cartelli. Con le aziende invece ti sono capitate situazioni in cui magari proprio non si aspettavano di vedere lavorare una donna per loro? La scena più bella secondo me è stata al mercato ortofrutticolo di Padova, che sono scesa, dovevo chiedere dove dovevo caricare o scaricare e mi hanno chiesto dove fosse mio papà. Proprio spaesata, ho detto, ma mio papà, che c'entra mio papà? Poi ho capito che intendevano l'autista. No, cioè, l'autista deve scaricare. Pensavano fossi la figlia dell'autista. La figlia dell'autista. Io, per stereotipo, per ignoranza, so che, cioè, di solito si pensa che i camionisti, no, hanno questo modo un po' rude, un po' rozzo di insultare la gente, no, che quella gente che ti taglia la strada, no? Quindi, per me sono dei maestri dell'insulto nel mio immaginario. Certo, li abbiamo inventati noi. Li avete inventati voi proprio. Sì, sì, sì. Hai da consigliarmi un qualche insulto, un po' creativo però, qualcosa che posso riutilizzare? Cioè, se ti tagliassi la strada mentre sei alla guida. Io di solito dico sempre, fatti vedere in faccia, che voglio vedere la faccia di chi mi sta causando dei problemi. Gridando, mi immagino te. Sì, ti attacchi al volante, no? Come se potessi far qualcosa. Senti, ma un po' possiamo dire che, cioè, fai questo lavoro anche perché, cioè, nel senso, se facessi la parrucchiera nessuno direbbe, ah, Laura che fa la parrucchiera, così. Certo, la parrucchiera. Sei un po' una figa se fai, sì, la camionista. Sì, dai, sì, sì. Dai. Bisogna ammetterlo, ti senti figo qua sopra. Ci sta. Sì. Senti, ti volevo chiedere un'altra cosa, perché... Me la chiedi dopo, perché dobbiamo partire, ci stanno aspettando, sono le 5. Oh. Allora io mi rimetto... Mettiti a dormire. Mi svegli tu quando arriviamo? Ti devo svegliare o dormi fino a che ora dormi, di solito? Mezzogiorno, l'una. Femminismo. Ragazzi, scusate, possiamo mettere una maglietta alla signorina? Perché mi sconcentro, cioè devo fare il pezzo, non ce la faccio. Riesci a mettere qualcosa? No, rimane perfetto, no, lo lasciamo. Femminismo. Io volevo fare una premessa, perché so che per molti di voi è inutile il parere sul femminismo dell'ennesimo maschio bianco etero cis, no? Per molti di voi. Cisgender, questo sono io, sono un maschio bianco etero cis. Sapete cosa vuol dire cisgender? È una parola che mi piace moltissimo, vuol dire che mi riconosco nel mio genere di appartenenza e mi piace molto perché ogni volta che la dico mi sembra di star proponendo un brindisi per i maschi bianchi etero, no? Maschio bianco etero cis. O di star fotografando un gruppo di maschi bianchi etero, tipo ragazzi, guardate tutti qua, sorridete, siete fortunati, siete privilegiati, siete maschi bianchi etero cis. Lo penso ogni volta. Però mi rendo conto che per molti di voi il parere di un maschio bianco etero cis è superfluo. Per alcuni addirittura irritante. Quindi ci tengo a dirlo, io mi comporterò come hanno sempre fatto i maschi bianchi etero cis nel corso della storia, nel corso dei millenni. Ovvero me ne batterò totalmente il cazzo. Esattamente, perché è questo che facciamo. No? Sì, sì. Totalmente. Noi facciamo esattamente questo, noi ci indigniamo, esprimiamo giudizi su cose che non ci riguardano in alcun modo, poi torniamo sul nostro trono di privilegi, ci diamo il 5 e gliene dette 4 a quelle puttane, eh sì. Questo è quello che facciamo nel corso dei secoli da sempre. E io già prevedo alcune delle critiche, no? Un sacco di ragazze che mi diranno, Davide, non ci interessa la tua opinione, stai facendo mansplaining.
non voglio fare mansplaining, ok? Non voglio farlo. Sapete che cos'è il mansplaining? Donne. Sapete cos'è il... Allora, mansplaining è quando un uomo spiega in modo condiscendente e paternalistico ad una donna dei concetti che lei conosce molto meglio di lui. Ripeto più lentamente. Il mansplaining. Sono 20 minuti di monologo così. Ma cosa si dice per strada del femminismo e del patriarcato? Ha provato a scoprirlo Barbascura X. Ciao, sono Barbascura, la voce del popolo. Cosa ci dici sul femminismo? Questa è una bella domanda. Colui che fa le belle domande. La donna è una zoccola. Fa impazzire gli uomini. E che trova le risposte sbagliate. E gli manda in tilt col cervello. Tu sai cos'è il patriarcato, più o meno? Sì, diciamo... Non molto bene, perché non sono molto preparato sull'argomento, però so quello che si deve sapere. Un argomento omertoso. Senti, ma allora sto femminismo? Sono favorevole, naturalmente. Per un dibattito che fa sudare. È voler affermare i valori legati alla donna. Perché la donna è più intelligente, c'ha tempo per pensare e mette gli uomini sempre alla corda, con la propria figa. Questo è femminismo. Questo è femminismo, sicuro. Non in un modo di prevaricare l'uomo, ma semplicemente ristabilire una sorta di uguaglianza. O forse questo è femminismo. Io sono stata convintamente femminista. Mi sono un pochettino allontanata dalla corrente perché c'è fin troppa diatriba interna. Diatribe su argomenti importanti. E poi vale la macchina, tutti i vizi. Il patriarcato incombe e ti giudica anche alla guida. Quando noi donne vogliamo guidare la macchina insieme a voi uomini. Ah, dici che c'è la pressione psicologica? La pressione psicologica, sì. Pressioni psicologiche che feriscono i sentimenti. Marito prepotente, essere... ci manca la persona così, non esistono più. Perché si stava meglio quando si stava peggio, signora mia. Non dovrebbe più esistere. Basta il patriarcato, basta. Era diciamolo, mio basta. Nonno, mio nonno erano patriarcali, io me li ricordo. Stai mollando? Il patriarcato sta vincendo in questo momento, te ne rendi conto? Meglio così. Ciao, mi fai due caffè? Grazie. Sto andando ad incontrare Veragheno, che è una linguista, perché mi sono chiesto se sia la lingua a modificare la società o viceversa. Grazie, Amio, grazie mille. Come stai? Bene, dai, bene, sto leggendo, fa caldo. Comunque, tutto bene. Tu? Bene, bene. Come mai ti è presa questa inflessione? Non lo so, perché fai la linguista e mi piaceva arrivare con la cosa più odiosa della linguistica degli ultimi 20 anni, penso. Ma guarda, è molto utile avere una figlia di 14 anni. Precisamente hai il corsivo, non diventa odioso. Sei abituato. Da linguista, che modifiche pensi si debbano apportare per essere quantomeno più inclusivi oggi? Una volta si davano per scontati certi privilegi, certe posizioni di privilegio, non so, il bianco rispetto al nero, l'uomo rispetto alla donna, la persona senza disabilità rispetto alla persona con disabilità, e il linguaggio non faceva altro che rispecchiare questo squilibrio, no? E quindi io normale avevo il potere di chiamare il diverso come volevo io. E questo è il sistema che sta un po' cambiando. L'italiano e in generale il nostro modo di comunicare è patriarcale? L'italiano no, come sistema linguistico. Quello che a volte è patriarcale e sessista è il modo. Ad esempio, la maggior parte delle offese nei confronti di una donna, anche sconosciuta, riguarda il campo semantico del meretricio. L'uomo di solito viene offeso in tre modi: figlio di, suddetta donna, tua sorella, anche lei che si è dedita al meretricio, oppure cornuto. Mm-hmm. Cornuto è di nuovo, no, un'offesa che è spostata sulla donna del maschio, quindi la tua donna non ti è fedele. Questo è un esempio molto esplicito di patriarcato linguistico. Vera, mi spieghi come se avessi davanti un bambino di 9 anni che cos'è lo schwa? È un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale che di solito serve per trascrivere la pronuncia di qualsiasi parola esistente in qualsiasi lingua del mondo. Io la leggo in una sua forma, non so, pensa acqua in francese, scritto eau, no? E poi la trascrizione fonetica è un unico carattere, o, perché questo è. In particolare lo schwa è un simbolo che è fatto a forma di E cappottata in avanti di 180 gradi, mm-hmm. Ok?
che indica la vocale media per eccellenza. Quindi se tu per pronunciare tutte le altre vocali devi deformare la bocca, A, E, I, O, U, lo schwa si pronuncia con la bocca a riposo. È un suono medio, un po' come quando non sai rispondere all'interrogazione, visto che hai 9 anni. Esatto. Com'è assurdo agli onori della cronaca, è successo che nelle comunità LGBTQIA+, transfemministe, anarcafemministe, intersezionali, ci si è iniziato a porre il problema di come rivolgersi alle persone che non si riconoscono nel genere maschile o femminile. Mm-hmm. Se tu fossi una persona non binary, no, io arrivo da te, e invece di dire ti vedo bello, ti vedo bella, posso dire ti vedo bel. Ti vedo bel. Ah, tipo napoletano. Cioè, in pratica il napoletano è la lingua più inclusiva del mondo. Mi stai guardando come se fossi matta, no. Però... No, che forse è anche vero, però... Cioè, ma da dove spuntano fuori queste persone non binarie? No. Non è quello. Vedi, è quella la differenza che cerco sempre di fare tra forma e contenuto, nel senso che io non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello di mettere in discussione. Mm-hmm. Però sulla forma non riesco veramente spesso a capirne l'uso proprio, nel senso che cioè a me piacerebbe sempre in quella società utopica immaginaria che non esiste, mm-hmm, che non fosse il linguaggio a definire il rispetto che provo nei tuoi confronti. Hai ragionissima, però secondo me non è il linguaggio che definisce il rispetto, il linguaggio fa vedere il rispetto che io posso poi manifestare in molti altri modi. A volte si porta in contesti sbagliati, nel momento sbagliato, questa cosa come se fosse una bandiera, però in un luogo dove non viene percepita come un questo è uno spunto interessante, viene percepito come un questo è una rompicoglioni. Esatto, no, ma sono assolutamente d'accordo con te, e infatti tutto sta nel sapersi adeguare al contesto. Il senso di usare lo schwa è quello di far vedere alle persone che appartengono a una categoria che per molti non esiste, quella delle persone non binary, io so che esisti e do atto della tua esistenza facendo lo sforzo di usare lo schwa. Io faccio il comico. Da quindi... Dai, ma davvero? Sì. Pensa. Quindi concretamente io come potrei presentarmi quando salgo sul palco per cercare di mantenere... Ciao raga. Ciao raga. Scusa, cioè è così facile. Ciao raga. Grazie mille e sono molto contento di averti intervistato, perché penso siano dei concetti proprio importanti da far sapere a più persone possibili. Quindi grazie davvero. Grazie a te. Interessante, no? Innaggi capito un cazzo, da. Strano. Eppure Antonio è napoletano. Partiamo dalle basi. Quanti di voi per alzata di mano si definiscono femministi? Ok, quasi tutti, quasi tutti. Quanti di voi invece pensano che le donne debbano avere gli stessi diritti degli uomini e non debbano essere discriminate in quanto donne? Tutti. È interessante questa cosa che avviene. È interessante perché alla prima domanda moltissime persone fanno femminista. Io non credo proprio. Io non sono né femminista né maschilista. Poi alla seconda domanda, che è letteralmente la definizione di femminismo, tutti, io fra minchia, io troppo, bro, io sono troppo per la parità di genere, bro, io sono, cioè, fra, io ti faccio capire quanto sono per la parità di genere, io vado in giro e faccio catcalling ai muratori, ok? Cioè io sono troppo per la, io veramente, io tocco il culo agli alpini per dirti quanto cazzo sono. Ed è interessante che un sacco di persone siano femministe a loro insaputa. Un sacco di uomini, un sacco di donne sono femministe a loro insaputa, perché sentono la parola femminismo e gli scatta un qualcosa nel cervello, tipo no, queste vogliono incularci, queste vogliono levarci tutto, vogliono lasciarci, vogliono renderci loro schiavi, vogliono toglierci dei diritti. No, Franco, no, non è così, tesoro bello, non vogliono toglierti dei diritti, vogliono che in pausa pranzo, in ufficio, quando riesci, se possibile, eviti di tirare fuori le palle davanti a tutti, perché non lo vuole nessuno. Non lo vuole nessuno, non vogliono toglierti dei diritti. Il femminismo è anche immagine. Queste luci soffuse, dei corpi che si incontrano, magari corpi non classici, non canonizzati, queste facce incollate. Davide, il lancio di una clip è troppo lungo così. Beh, era un po' di poesia iniziale nei cancelli del cielo. Hai rotto il cazzo. Il porno femminista. Si può fare un cazzo qua. Ciao, come va? Bene. Sono un po' emozionato. Anch'io.
Ho dell'ansia da prestazione, la mia prima volta. E, Slavina, giusto? Mm-hmm. Ti posso chiedere come mai Slavina? Intanto perché sono un disastro naturale. E poi perché quando l'ho scelto, che era tanti anni fa, era il periodo che scoprivo tutte queste cose dei giochi del BDSM e quindi insieme al significato della Slavina, come c'era quello di slave. Slavina, non l'avevo proprio pensato. Non ci avevi pensato, vedi? Sono una doppiatrice di film porno. Mainstream. Mm-hmm. Eh sì, sono quelli che hanno i soldi per doppiare e che anche hanno l'interesse ad avere un pubblico che capisce. Scusa, quello... Danilo, che cazzo... Perché sta cosa? Sei in campo, sei completamente in campo. Non prendere iniziativa, stai... Dicevi, scusami. Niente. Mi spieghi che cos'è il porno femminista? Perché... Io mi sono un po' informato prima dell'intervista e ho cercato, per una questione proprio di preparazione mia, su vari siti internet e ho visto un sacco di categorie, interracial, chubby, curvy, teen, e femminista non l'ho proprio... Il porno femminista è tutto quello che non è la pornografia mainstream. Il porno nasce come strumento di controllo. È sempre stato considerato una produzione culturale bassa, minore, però in realtà ha insegnato e insegna come si fa l'amore, si fa sesso. Lo ha insegnato intanto centrandosi su un target privilegiato e un tipo di sguardo, che è lo sguardo maschile. Il porno femminista nasce come, diciamo, risposta positiva alla questione come rappresentiamo il sesso. Ma a questo punto ti chiedo, che cos'ha il porno femminista che il porno mainstream non ha? Che cosa vedi quando vedi un porno mainstream? Vedi dei corpi che sono tutti parcellizzati. Non vedi un corpo intero, non vedi una dinamica intera, vedi dei brandelli. E questo appunto è una maniera che ha avuto il porno di educare il nostro occhio a considerare alcune zone come eccitanti e altre no. E poi abbiamo un certo tipo di ritmo, che è il ritmo, quello della masturbazione maschile, di cui tu forse sai più di me. Nel porno, diciamo così, femminista abbiamo dei corpi che sono interi, dei corpi che magari non hanno questo aspetto di essere finti o di plastica. Io guardo tantissimo amatoriale. Spesso sono inquadrature brutte, corpi interi, webcam accesa, due ore di muro. Poi a un certo punto arriva un signore indiano di 60 anni, un'altra mezz'ora di lui che guarda il computer. Quella roba lì, secondo me, è diversa dal porno mainstream. Davide, non esiste amatoriale. No, Slavina. L'amatoriale è come il patriarcato. Esiste e piace a moltissime persone. Perché sono bendato? Sto andando ad incontrare Catello Maresca, magistrato antimafia, quindi non posso sapere il percorso che stiamo facendo e probabilmente stiamo arrivando a un bunker o una caserma o un luogo segreto dove non potrò mai tornare. Ma come la palestra? Buonasera, dottore. Ciao, ciao, buonasera. Allora, possiamo dire che la mafia è maschilista? Ah, direi di sì. Direi che gli esempi di mafiosi sono prevalentemente uomini. Che ruolo ha la donna nella criminalità organizzata? Ci sono anche esempi di boss donne nella storia. Ad esempio? Ad esempio c'è una che ha fatto la storia di un clan che si chiama Pupetta Maresca. Oddio, ha lo stesso cognome. Non farglielo notare, non farglielo notare, non farglielo notare. Che ha comandato un clan, veramente ha comandato, perché si sposò con un criminale che si chiamava Pasquale Simonetti. Lo chiamavano Pascalone Nola. Vendica la morte del marito facendo ammazzare chi lo aveva eliminato e si pone proprio anche
in termini di rivalità contro Cutolo, il fondatore della nuova camorra organizzata, anche in maniera eclatante. Ma invece casi di empowerment femminile, di donne che hanno fatto, diciamo, carriera all'interno di criminalità organizzata? Strutture o prettamente femminili o rette da donne non ne ho incontrate. Però c'è un altro dato che secondo me va preso in considerazione, perché questo non significa che poi le donne non comandino o non facciano scelte importanti, soprattutto nelle strutture criminali articolate. Il ruolo della mamma nel clan è un ruolo fondamentale, perché la mamma è l'unica che ha la possibilità davvero di salvare il figlio, di orientarlo diversamente. Nel senso che può decidere se entrerà a far parte del clan o meno? Sì, allora... Quindi un ruolo cruciale? È un ruolo cruciale. Quindi in generale possiamo dire che quasi tutte le criminalità organizzate abbiano sistemi patriarcali e maschilisti. Anche perché, cioè, personalmente anch'io sento che all'interno di queste organizzazioni c'è un po' di maschilismo. Cioè, a me, io quando sento il padrino immagino un boss mafioso, quando sento la madrina immagino mia zia Rita alla cresima, quindi, cioè, sento una diversità da questo punto di vista. Ora, non è esattamente parte del suo lavoro, ma a me piace immaginare che dei boss di grandi clan, quando tornano a casa, comunque vengano messi in riga e strigliati dalle proprie mogli. Ha qualche aneddoto, sa, se per caso... Come esperienza direi che a casa comandano sempre le mogli. E quindi anche lì... Facile che succeda anche. Anche lì è facile che accada. Va bene, grazie mille dottore del suo tempo. Vado, che ho mio papà a casa da solo con mia mamma e non sono in pensiero. Grazie mille. Vai. Ari, ciao, io sempre qua sto a fare domande per capire quanto ne sanno gli italiani. Dammi la definizione di femminismo. Domande a quanto pare più complicate del previsto. In che senso? Volontà, soldà. Domande che spiazzano. Sinceramente non te la so da. Eppure qualcuno si lancia in una risposta. È stato uno sbaglio. Perché? Penso che sia una cosa che nel 2022 non è concepibile. Nel 2022 non è manco concepibile portare sti capelli, figlio mio. Le donne sono buone solamente per... e vai, e basta. Che discorsi tu fai che io... Solo per vai. E giudicando dalla sigaretta in mano, lui aveva e vai poco prima. E vai, hai capito? Il patriarcato si rifà al testosterone. Secondo me, alle volte, la mancanza di testosterone... Che produce... Da serie, ti produce rabbia e quindi vai a combattere contro chi sta meglio di te. E mancanza di testosterone è la causa dell'attuale situazione geopolitica europea, bisogna indagare. Gli uomini stanno scomparendo. Gli uomini, categoria discriminata a rischio estinzione. Quando l'hai subito il patriarcato? Per esempio nella mia scelta degli studi, personalmente. Cioè, per esempio, mi sono sentita svantaggiata rispetto alle cose di tipo scientifico perché sono stata scoraggiata dalla famiglia o persone, insegnanti. Un tempo si diceva: chi è che porta i pantaloni in famiglia? Sì, allora le femmine portano i pantaloni. No, adesso portano i pantaloni, portano tutte cose. Tutti portano i mensili, portano tutto e comandano. Portano i mensili? E che so, postini? Ah, intendeva che portano i soldi a casa. Che schifo. Che schifo i soldi. Io sono un informatico, quindi lavoro in mezzo agli uomini fondamentalmente. Per esempio il mio capo, che è donna, è bravissima, ma penso che se fosse stato un uomo sarebbe arrivata molto più in alto di dov'è. Dipende dal piano. Che bello è il patriarcato. Che bello. Che bello è il patriarcato. Fantastico, ce ne facciamo un bicchierino dopo. Il patriarcato, meglio dello spritz. Un bel po' di patriarcato. Esatto. Un po' la mattina, un po' alla sera, prima di andare a letto. Un goccino di patriarcato. Così ti viene un sonno. Nell'ambito lavorativo, se sei giovane, soprattutto se sei una ragazza, i maschi con cui magari devi fare un tirocinio ci provano spudoratamente. Vabbè, meglio se ci provano i colleghi che so, la stampante laser, così per darsi un toner. Sei una bella ragazza, scusa, grazie, ciao. È così. Sono a disagio. Ci provano in modo molto viscido. Cioè con le mani sudate. Le cose belle si guardano, no? Beh. Certo. Come i programmi di Comedy Central. Eh sì, mi hanno costretto a dire questa frase. Io mi considero femminista. Cioè, appoggio le battaglie femministe e ci credo fermamente. Solo ogni tanto ho la sensazione che ci concentriamo sugli obiettivi sbagliati. Non so se lo avete anche voi. Negli ultimi 5-6 anni sembra che tutto il dibattito attorno al femminismo si sia ridotto a chi cazzo paga la cena. Davvero?
Cioè, davvero, secondo voi sono secoli in che combattiamo per l'aborto, il divorzio, l'uguaglianza salariale, tutto questo per chi paga 6 cazzoni McNuggets, veramente? Veramente? Cioè, io mi immagino le suffragette durante la rivoluzione a Parigi che, oh putain, e non posso mai pagare con la Cina? Cioè, non credo che fosse quello l'obiettivo iniziale. Sento solo pareri estremi, frasi assurde. Non deve pagare l'uomo perché è un retaggio patriarcale. Deve pagare l'uomo perché è galanteria. Non deve pagare l'uomo perché si sta comprando il sesso. Deve pagare l'uomo perché si sta comprando il sesso. Solo pareri estremi. E io negli anni ho affinato una mia tecnica, una mia strategia, che stasera voglio condividere con voi. Per il momento in cui si deve decidere chi paga, in un primo appuntamento. Ho questa tecnica. È una tecnica semplicissima, è una domanda che io faccio a fine cena. Sono 3 parole. Posso pagare io? Semplicissimo. Da qui si aprono 3 strade. La prima, lei ti risponde, ovvio. In quel caso tu prendi e te ne vai dal ristorante, perché non è ovvio. Non è ovvio. Io non devo pagare, io voglio pagare. È molto diverso. Molto. Se dovessi pagare mi starei scopando l'agenzia delle entrate. C'è una bella differenza. Anche perché è 2 ore che mi parli del fatto che sei una businesswoman, imprenditrice digitale, incredibilmente emancipata. Io faccio il comico. È già tanto che ho preso i McNuggets da 6 e non quelli da 4, ok? Quindi adesso molto cortesemente ci alziamo, andiamo alla cassa, tu paghi e facciamo vedere a tutto il ristorante quanto cazzo siamo progressisti, va bene? Seconda strada, lei ti risponde, va bene per questa volta, la prossima pago io. Magico. Risposta incredibile, la migliore che puoi ottenere. Perché ti sta dicendo non solo che ci sarà una prossima volta, ma anche che in quella prossima volta paga lei. E la prossima volta si va da Cannavacciuolo. Terza strada, lei ti risponde, no guarda preferisco, cioè dividiamo, ognuno fa il suo, paghiamo ognuno il proprio, che ci sta, a livello logico lo capisco, però è triste, no? Siete d'accordo? È triste, cioè devi chiamare il cameriere, devi dirle io ho preso questo, cioè è proprio brutto secondo me che il primo appuntamento termini come la pizzata del calcetto, cioè non è bello, no? Cioè finisci, guarda io ho messo 80 centesimi in più, vabbè Laura, la prossima volta offri il Gatorade, le tocchi le palle, non è bello, non è... E poi c'è una quarta strada, ovvero quando lei ti dice no, guarda, lascia, faccio io. E tu rispondi, ovvio. Negli ultimi anni ci stiamo sensibilizzando sul tema della parità di genere. Ma mi sono chiesto, gli algoritmi che regolano i social network, che tutti noi utilizziamo quotidianamente, stanno seguendo questo processo o lo stanno ostacolando? Cioè, le intelligenze artificiali sono effettivamente intelligenti quanto crediamo? Sto andando ad incontrare Eugenia Nicolosi, giornalista ed attivista. Ciao Eugenia. Ciao. Piacere. Piacere mio. Allora, tu sei una giornalista che ti occupi di comunicazione, social network, politiche di genere. E hai intercettato uno studio sui social network, sì. Da cui hai scoperto che cosa? Che sono sessisti. Ok. Come in generale tutta l'intelligenza artificiale. Vari ricercatori e ricercatrici hanno scoperto che sviluppandosi da sola come se fosse proprio una persona, si sviluppa sulla base delle sue esperienze e delle esperienze delle persone che la usano. Siccome il mondo è sessista, giustamente anche l'intelligenza artificiale è sessista. Beh, bello, deve essere. È una cosa positiva, ci fa ben sperare nel futuro. Esattamente, no, per noi, assolutamente noi femmine, è sicuramente positiva. E per voi forse di più, perché comunque tra le varie curiosità ho scoperto che, per esempio, Instagram spinge di più le foto che ritraggono ragazze nude o comunque svestite o in costume, piuttosto che la stessa identica foto dove però c'è un maschio, quindi una ragazza in barca in vacanza attrae più like, quindi Instagram la spinge, perché lo scopo di Instagram, come di tutti i social, è che tu passi più tempo là dentro. Allora, siccome personalmente ci tengo tanto all'inclusività e insomma a dare un'immagine positiva, volevo chiederti la tua posizione sulle quote rosa. Allora, la mia posizione sulle quote rosa è positiva, nel senso che mi rendo conto che sono uno strumento, per cui ci sono degli spazi che sono ancora molto maschili ed è giusto forzare l'ingresso delle donne.
È chiaro anche che poi col tempo la quota rosa non dovrebbe più servire, perché ci si abitua a vedersi rappresentate in quegli spazi lì e viene più facile l'ingresso senza bisogno di forzature come le quote rosa. Vogliamo provare a fare una classifica? Dai. Di quanto sessisti siano i social network. Vai. Io ti dico il nome del social e tu mi dai un range da 1 a 5 stelle sessismo. Ok. Proviamo. Sì. Facebook? 1000. 1000 Facebook. Sì. Vabbè, ma i vecchi sono... È pieno di vecchi. È pieno di vecchi. Per loro è anche difficile capire dove sta l'errore, quindi non lo fanno neanche in malafede, cioè... È così. È normale scriverti buongiorno stellina, tu dici ma chi sei? Ma non pensi sia meglio farli sfogare lì, gli anziani? Gli diamo questa piattaforma dove fare le loro cose, così almeno in giro guardano i cantieri, stanno tranquilli. Ma non sono così vecchi da guardare i cantieri. Ah, sono 50 quindi. Sono 50, sono quelli che ancora governano. E Instagram? Instagram poco sessista, per carità la trovi la dick pic nei messaggi, però... Da 1 a 5 stelle facciamo 4, giusto ma perché... Ma anche 3 e mezzo. LinkedIn, social sul lavoro, io immagino che... E immagini male, immagino perché male. Ti abbordano fortissimo anche su LinkedIn. Twitter? Poco. Nonostante abbia un uccello come logo, me l'hanno fatta dire, non è... Scusa. E ultima, TikTok. Sono troppo vecchia per capire come funziona TikTok. TikTok non ce l'ho neanch'io, ma da quello che mi dicono anche lì è pieno di fregna. Finora ho capito che l'algoritmo dei social è sessista, la mafia è sessista, il porno è sessista, mia nonna è sessista, ma le religioni? Per comprendere meglio il femminismo, mi sono chiesto quale sia il ruolo della donna nelle varie religioni. E per capirlo meglio sto per incontrare Eleonora Arcolin, storica delle religioni. Solo che oggi Eleonora aveva yoga. Ciao Eleonora. Ciao Davide. Io sto provando a capire il ruolo della donna nella società. Mm-hmm. E con te vorrei approfondire quello della donna nelle religioni. Tu pensi che in generale le religioni, come un po' tutta la cultura, siano patriarcali o maschiliste? Sì e no, nel senso che sicuramente lo sono e lo sono state, perché le religioni sono parte della cultura e moltissime culture sono patriarcali e maschiliste, e no perché per molte donne e femministe le religioni sono un linguaggio attraverso cui esprimere il proprio essere femministe. Io proverei, se siamo tutti d'accordo, a concentrarmi in particolare sul cattolicesimo, che è un po' la religione che ha vinto. Che ce l'ha fatta. Che ce l'ha fatta. Sono stati i più bravi, almeno dal punto di vista di marketing, secondo me. Guarda cosa hanno tirato su. Cioè. Mambaradam in generale. Incredibile. Bravi loro, un applauso. Ho sempre percepito il cattolicesimo come molto patriarcale. Vedi il fatto che i preti siano tutti uomini, il fatto che il Papa, in quanto prete, sia un uomo. Nel Vangelo compaiono due donne, una è la Madonna, la madre di Dio, l'altra è la Maddalena, una prostituta, quindi una visione un po' semplificata della donna. Si può dire che il cattolicesimo sia una religione maschilista? Sicuramente sì. Sì. No. Il cattolicesimo ha vinto, quindi possiamo prenderlo per il culo. Quindi si può dire che sì, sia stata e sia una religione maschilista. Eppure ci sono alcune femministe che sono femministe cattoliche. Esiste anche questo. E secondo te che cosa una femminista cattolica considera femminista del cattolicesimo? Il ruolo di Maria, ad esempio, un ruolo in realtà importantissimo che nella vita di Gesù e nella storia cristiana ha avuto Maria. Però anche lì, che tipo di donna è Maria? Pensata da altri uomini? Sì. Invece, ad esempio, il buddismo. Io l'ho sempre visto, il Buddha, quest'uomo cicciottello. Sulla body positivity ci siamo. Ci siamo. Ma dal punto di vista del femminismo, il buddismo come... Anche lì il buddismo, boh, che cos'è il buddismo? Esistono infiniti buddismi. Esistono esempi di femminismo buddista. Lisa Simpson, per esempio. Lisa Simpson? Lisa Simpson è buddista. E lei era una femminista. Però era una femminista. Sono esempi, cioè, di una cultura importante, cioè cultura alta. Sono i miei riferimenti, quindi è vanno benissimo. Sì.
Quindi mi sembra di capire che è impossibile indicare una religione come femminista o maschilista o patriarcale per intero. No, questo sia abbastanza impossibile. Chi cazzo l'ha scelta sta intervista, ragazzi? Scusate. Oh, no, no, comunque saranno le candele, la situazione, la meditazione. Io sento di aver raggiunto un livello superiore. Anch'io. Ma quindi mi senti? Sì, sì, certo. Però mi sta venendo un dubbio, ma il fonico riuscirà a microfonare i nostri pensieri? Sì, Davide, ti sento, ti sento. Quindi questa intervista è praticamente inutile. Bravissimo. E che mi spiace più che altro che abbiamo preparato tutto, il set. Non dirlo a me che sono scesa apposta da Padova per fare questa cazzata. Le candele, poi. Ma che state facendo? Senti, ma nel Nirvana esiste il patriarcato? Piantala. Scusa. Vabbè, io vado allora. Mi sembra evidente, alla luce di tutto quello che abbiamo visto, che la battaglia per il femminismo sia ancora molto importante, no? Però come tutti, soprattutto nel nostro paese, però come tutti i movimenti, è facilissimo trovare delle contraddizioni, delle ipocrisie, delle falle, delle problematiche, ma ciò non toglie che i principi fondamentali che guidano questa lotta siano importanti, siano fondamentali, e finché non li avremo ottenuti tutti, non potremo definirci un paese inclusivo realmente per tutti. Tutti e tutte, stronzo! Oggi sono in un tempio della cucina e sto per incontrare lo chef... la chef, sarebbe la... la chefess. Cristina Bauerman, chef patron di Glassosteria a Roma e Stella Michelin. Sono emozionatissimo perché ho sempre sognato di cucinare con una cuoca così importante. Ciao Cristina. Ciao Davide. Oh, piacere. Allora, sei pronto? Hai portato la mystery box, uh-huh. Gli ingredienti. Esatto. Un sogno, davvero, un sogno. È che... È una sorpresa grandissima. È uno scherzo, come... Beh, forse non ti hanno avvisato, ma oggi è il nostro giorno di chiusura e quindi ti toccherà pulire. Ah, pulisco la... Pulisci la cucina. Vabbè, dai, si inizia sempre dalla gavetta. Pensavo facessimo il piatto insieme, sai, dicevo... La prossima volta. La prossima volta. Senti, io ti volevo chiedere, uh-huh, una curiosità. Com'è che nella cultura italiana il ruolo della donna è sempre stato quello delegato alla cucina, alla cura della casa, eppure non appena la cucina è diventata mainstream e popolare in televisione, tutti gli uomini sono diventati i cuochi principali, no? Bastiani, Scracco, Barbieri, Borghese, sono tutti uomini. Perché questa cosa? Ci sono un paio di risposte. La prima è una risposta semiseria e l'altra una risposta più seria. La risposta semiseria è perché chi vede la televisione poi guarda tutti questi uomini belli, attraenti, eccetera, quindi ovviamente hanno molto appeal sul pubblico femminile. D'altra parte però la risposta un po' più seria è che da quando essere cuoco non è più cuoco ma è una professione, quindi non è più il lavoro manuale, perché prima il cuoco chi è che lo faceva? Chi non sapeva fare nient'altro, perché cucinare si cucinano tutti, chi era uscito da galera, quindi diventavano cuochi. Oggi invece è una professione a tutti gli effetti, quindi essendo una professione, come tutte le professioni, l'uomo ci ha messo le mani per prima. Ma pensi si possa dire che nella cucina in Italia c'è un problema di patriarcato? Attenzione là che ti sei proprio mancato totalmente una macchia. Ma io penso che il campo professionale della cucina e tanti altri campi sia assolutamente maschilista più che patriarcale. Chef famosi, non voglio fare nomi, che addirittura hanno detto che noi non possiamo sollevare le pentole, ma dico, ma noi solleviamo i bambini? È soltanto che nella mente noi siamo il sesso debole. Beh, sicuramente non penso che sia una questione di carisma, perché io mi ricordo, ancora adesso mia nonna in cucina
cioè è il suo tempio, quindi non credo che sia una questione di non riuscire a farsi rispettare, perché anzi. Beh, secondo me, questo l'ho sperimentato io proprio sulla mia pelle, l'autorevolezza che viene trasfusa immediatamente all'uomo nel momento in cui viene nominato chef è diversa rispetto a quella della donna, cioè noi ce la dobbiamo conquistare, invece l'uomo viene nominato chef e immediatamente chef. Tu nel tuo entourage hai donne? Lavori con donne? Per me vale la meritocrazia. Penso che tu l'abbia messa al contrario, così. No, no. Prova di nuovo. Aiuto? Ok. Recentemente ho incontrato una giovane camionista e lei ci ha raccontato diverse situazioni in cui veniva meno quasi la sua credibilità, cioè agli occhi delle altre persone. Perché spesso le chiedevano dov'è tuo padre, come se il camion fosse del padre. Ci sono state situazioni, magari all'inizio, adesso immagino molto meno. No, no, guarda che ancora succede adesso. Ancora oggi. Oh, sei bravo, eh? È un inferno. Sei bravo, sì? Nel caso in cui dovessi... Sì, sì, io ci sono, lavoro, io ci sono. Ti prendo, Vabbè, mio ho finito. Eh? Va bene, no? Guarda che sei almeno un ventesimo. Senti, io ora c'ho da fare, quindi devo andare. Quando torno... qua, shine. Faccio tutto io? Mm-hmm. Sì, sei ancora all'inizio. Davide, c'ho da fare. Ciao. Ciao, ci Cristina. Ci vediamo più tardi. Allora, io rimango. Posso farmi uno spaghetto, una roba... Mm-hmm. Per conoscere il futuro del femminismo in Italia, ho deciso di rivolgermi alla scienza. Sono Alessio, cartomante astrologo ormai da tantissimi anni. Ricevo a Roma da lunedì al venerdì. Salve, dottore. Buongiorno. L'Italia continuerà ad essere un paese patriarcale? Una carta. Sì. Grazie, dottore. Non sono un dottore. Voglio sentire il parere di un altro maschio bianco etero cis. Vi chiedo un applauso enorme per Pietro Casella. Buonasera. Grazie, Davide. Allora, io non ho mai capito troppo bene tutta questa cosa qua del patriarcato, se non che a quanto pare rende un vero inferno sulla terra la delicata vita delle nostre bellissime donne, così fragili, così forti. Però adesso l'uomo medio di questa cosa non gliene frega un cazzo, perché l'uomo medio non è una donna. Però ho scoperto una cosa che vi potrebbe interessare a riguardo. Ok, pronti? Il patriarcato fa male anche agli uomini e quindi è responsabilità di tutti e di tutte smantellarlo per sempre. Facciamo un applauso alla fine del patriarcato, per favore. Esatto. Certo, io all'inizio non ero così convinto. Il patriarcato mi fa male. Il patriarcato mi permette di parlare sopra qualsiasi donna, mi permette di guadagnare di più, mi permette di intraprendere una carriera politica in Italia senza fare pompe a nessuno. Posso ruttare e scorreggiare in pubblico. Questo patriarcato sembra fatto apposta per me. E grazie al patriarcato la mia vita dovrebbe essere un sogno, no? Dovrei svegliarmi ogni mattina con gli animaletti del bosco che mi vestono mentre canto che se una mia dipendente rimane incinta non sarà più una mia dipendente. E lo faccio. Però, il patriarcato ha anche un lato oscuro, amici. La gabbia dorata, io lo chiamo. Perché vedete, il patriarcato fa in modo che la società impedisca a noi uomini di piangere. Noi non possiamo mostrare debolezza in società. Adesso questa, come molte cose a questo mondo, è poco più che una simpatica bugia che ci siamo inventati proprio noi uomini. E il motivo, mi sento quasi stupido a dirlo, è che volevamo continuare a fare sesso con le donne. E quindi ci siamo inventati questa bugia qua, no? Perché sapete le bugie che tutti e tutte, diciamo, le persone che vogliamo scopare. Bugie tipo, ma va, anche i miei genitori sono nazisti. Bugie tranquille, tipo, no, tu mi stai dicendo che questo Halloween ti vesti la tipa col caschetto di Pulp Fiction? No! Fai pure il rivolo di sangue col pennarello, sei una genia, ecco cosa sei. Le bugie che diciamo alle persone, tipo, ah, io nella vita mi sono fatto zero seghe sui gufi, zero. Sì. Ecco, oggigiorno per provarci con le ragazze, vantarsi di non essere zoofili non basta più. E quindi ci siamo dovuti inventare tutta questa panzana qua del piangere. Infatti questi ragazzi lo dicono, ah, io in società non posso essere debole, non posso mostrare una lacrima.
Solo che voi come lo chiamate uno che si fa dire dalla società cosa può o non può fare? Debole, io lo chiamo debole. Grazie. Però ragazzi, adesso voglio dire, abbiamo riso, abbiamo scherzato, io ho fatto un po' di gag prendendo in giro il movimento femminista, le femministe, così. Però potevamo veramente concludere la puntata sul femminismo senza invitare almeno una voce femminile importante? Una comica donna che ci fa sempre ridere? Signore e signori, potevamo non invitare Michela Giro? Sì, potevamo. Com'era, regà? Buono, no? Uè, Michela! Come cazzo ti permetti nullità, verme? Quando io ho iniziato a fare Comedy Central, tu ti cavavi il tosso. Sai quanti programmi devi fare per arrivare al mio livello? Ma non al mio livello di ora, quello del 2015 quando lavorai in un ufficio. La prossima volta che mi fanno scherzetto del genere, io ti prendo a calci in culo fino a Milano. È chiaro? Hai capito? Dimmi che hai capito. Ho capito, signora. Ciao ragazzi, buon lavoro. Scusate se vi ho interrotto. Ciao.